il medium analogico, essendo fatto di materia, materia che si vede fondamentalmente, è un medium molto particolare. E nel momento in cui dovesse sparire questo medium, credo che in qualche maniera daremmo meno possibilità espressive all'artista. E quindi crediamo che sia importante mantenere la possibilità di utilizzare questo medium e nel caso della nostra impresa riprendere a fare pellicola, perché nel caso di Ferrania, appunto, per ragioni industriali, prettamente economiche, ha smesso di produrre pellicola qualche anno fa. Oltre a sottrarre un colore alla tavolozza all'artista, cioè un elemento di esprimersi, peraltro molto personalizzabile, in tutte le maniere, ma comunque, sparisce una tecnologia molto avanzata, oltretutto. Una tecnologia che ha una base fondamentale sulla chimica, ma che abbraccia tutte le branche della tecnica. Elettronica, controllo di processo, sistema di produzione industriale, materie plastiche, conservazione dei materiali, insomma, c'è dentro implicata una serie di tecnologie che veramente, beh, perderebbe, soprattutto la ricerca che è sparita da anni in questo settore, secondo me si perderebbe qualcosa a troncarla del tutto. E purtroppo ora siamo proprio al punto in cui praticamente nessuno fa più ricerca in questo settore. Noi riprenderemo a farla, cioè abbiamo già ricominciato. Quella di essere curiosi, no? Di sperimentare e di non, come dire, soprassedere un attimo da quello che può essere, l'immediatezza del risultato. Qualcuno impaurisce. Che è l'aspetto, diciamo, di non immediatezza dell'analogico e che è considerato come un difetto, come un fattore negativo dell'analogico, in questo caso può essere tramutato in un vantaggio in qualche maniera, perché in qualche modo ti obbliga a progettare. E le cose progettate sono sempre, diciamo, quelle che poi ottengono risultati migliori. Quindi ecco, suggerirei di non farsi impaurire da questo che poi è fondamentalmente, secondo me, un luogo comune, quello che è più difficile fotografare o riprendere in analogico. Con le moderne pellicole uno ha una grande facilità di presa, per cui si può concentrare su altri fattori del progetto del lavoro che sta tirando fuori. È chiaro che il film analogico richiede un minimo di perizia e quindi uno ci deve mettere un neurone in più per ottenere però un risultato che poi ti costruisci da te, insomma. È una cosa più tua a 360 gradi alla fine, ecco. E non è una cosa fatta con lo stampino. Certo, non, sì, si fanno ancora le istantanee, però diciamo l'istantanea col cellulare per farla è una cosa, l'istantanea col Polaroid è un'altra cosa, non c'è nulla da fare. Il fatto che il marchio sia storico in realtà è una facilitazione, non è una difficoltà. Le difficoltà fondamentalmente sono legate a quelle che possono essere nell'ambito di far ripartire un impianto industriale, quindi sono difficoltà tecniche più che altro, che si occupava di una produzione così specifica e così complessa come quella del film a colori. Per cui, diciamo, si tratta, Ferrania fondamentalmente ha prodotto pellicole fino al 2009, ma ha steso, diciamo, fino al 2011, ma 3 anni per un impianto industriale di stop sono un'eternità. E quindi la maggiore difficoltà è stata quella di recuperare le attrezzature, sicuramente, e anche non far disperdere il know-how. Dove il know-how è un patrimonio che sta nella documentazione sicuramente, che si può trovare in fabbrica, sia in elettronico che in cartaceo, ovviamente perché Ferrani, essendo una fabbrica del 1929, il cartaceo, diciamo, ha un ruolo abbastanza importante, e poi sta nelle teste delle persone, nel know-how delle persone.
I dipendenti Ferrania, che attualmente sono, alcuni sono stati ricoinvolti, ma la maggior parte purtroppo sono in mobilità o in cassa integrazione, sono tutte persone tra i 50 e i 60 anni, quindi persone molto giovani fondamentalmente, e quindi hanno moltissimo da dare, e quindi in qualche maniera una difficoltà è stata quella e è tuttora quella di non disperdere questo know-how, che è necessario appunto per garantire all'analogico un futuro che non sia un futuro di 3 o 4 anni, ma sia un futuro potenzialmente, insomma, proiettato davvero nel futuro infinito, ecco, lo chiamo futuro infinito. Quindi è questa, diciamo, la grande sfida di rimettere su un impianto di questo tipo. Il fatto che sia Ferrania è solo positivo. È un prodotto che ha una grande stabilità, una grande conservabilità nel tempo. Per certe applicazioni industriali ad oggi è l'unico sistema di avere uno storage a tempo molto lungo, economico e senza nessun problema alla fine di conservazione nel lungo termine. È l'unico. Nel caso di film a colori, e dico film a colori non a caso, diciamo, si tratta di un prodotto analogico, quindi fa parte di un prodotto analogico, che o viene prodotto basandosi su un know-how di un certo tipo, o altrimenti non viene fuori. Non è che il film analogico a colori, film a colori, diciamo, può essere fatto in maniera approssimativa o un tanto al chilo. L'ho fatto in casa. Non è che se lo faccio in casa viene un po' peggio. Cioè non viene per niente, cioè è on-off, o viene fatto in un certo modo o se no non viene fuori per niente. E quindi il mantenimento del know-how, se vogliamo avere nel futuro i film a colori, poi possiamo anche decidere che il film a colori non è una tecnologia analogica interessante e allora, diciamo, ne possiamo fare a meno. Ma se decidiamo che è interessante, allora bisogna mantenerlo questo know-how, assolutamente. Where the lines don't move and the colors don't fade. Ma io diciamo, da sempre sono appassionato di fotografia, anche se, diciamo, ultimamente, negli ultimi anni mi sono occupato di cinema più che altro. Però parlando appunto di fotografia, io credo che siano due allora, personalmente io credo che siano due mondi che possono coesistere tranquillamente. E difatti io decido di fotografare, di fare dei lavori in analogico o digitale a seconda, diciamo, dell'aspetto, di quello, del tipo di lavoro che voglio fare, insomma. Quindi io, come dire, scelgo lo strumento sulla base del tipo di lavoro, e quindi non ho nessun tipo di preclusione da questo tipo. Non voglio dire che ci sono delle tipologie di lavori che possono essere fatte con un mezzo o l'altro. Certo è che nel momento, tutta quella parte che era definita consumer amatoriale, che consiste nel fare magari le foto ai compleanni, diciamo, familiari, probabilmente lo strumento digitale è più immediato, anche se poi ci sono tutti i vari problemi per cui è difficile conservare le foto digitali, no? Che in realtà io, insomma, quando ero piccolo ho le Polaroid perché i miei genitori me le hanno fatto le foto. Probabilmente se avessi avuto l'iPhone all'epoca, forse tante foto non ce l'avrei, ecco. Quindi c'è anche questo aspetto qui. E quindi io non ho, cioè, veramente lo vedo da questo punto di vista. Penso che una buona parte invece di persone, di utenti finali, possono vedere l'analogico come un mezzo trendy da questo punto di vista, cioè di tendenza, di moda anche a lungo termine, non voglio dire una cosa che dura un mese. Ce lo dimostra un po' l'esperienza Lomography, dove fondamentalmente i lomo fotografi non è che gente cerca un'eccellenza tecnica particolare, ma trova cool in qualche maniera utilizzare delle macchine fotografiche analogiche, magari colorate, magari di plastica, e divertirsi con quelle, ecco. Quindi questo è un settore, diciamo, che è totalmente nuovo in qualche maniera, che personalmente, diciamo, non mi interessa tantissimo come fotografo io, ma dal punto di vista di mercato è sicuramente molto, molto interessante. L'analogico è un mezzo di imaging differente dal digitale e dagli altri mezzi di imaging, per cui ti dà la possibilità di ottenere un look differente, e quindi, appunto, in base a quello che uno vuole ottenere di risultato visivo, oggi può scegliere, ecco, questo punto di vista.
non c'è una particolare preclusione a parte gusti personali di un certo tipo di fotografia, però si può ottenere anche in digitale alla fine, per cui diciamo personalmente da tecnico di cinema dico, beh, se io vado a fare un'inquadratura con una macchina di cinema ottengo un file RAW che poi devo maneggiare in post produzione e c'ho grande spazio, tutto quello che ti pare, però diciamo che se espongo un negativo a colori moderno, beh, in posto c'ho grande spazio lo stesso, ma dopo lo sviluppo c'ho un'immagine piena con una latitudine di posa enorme. Ma insomma, diciamo, per l'abitudine, come sono la mia abitudine a vedere l'orientamento dell'immagine, ma un gusto personale, mi sembra più semplice ottenere quell'inquadratura con quel look lì. Dopodiché, poi, cioè, avendo lavorato con tutti e due i sistemi di cinema, però poi la tecnologia va avanti, quindi cioè, è una cosa del momento. È una cosa molto soggettiva e poi dipende molto dalle applicazioni. Cioè, se io faccio news, difficilmente imbraccerò Larry e andrò a fare riprese dell'autobomba al fronte o roba del genere, ecco. Chiaramente la pellicola ti dà un certo tipo di imaging e poi ti resta qualcosa in mano e appunto dura nel tempo. Digitale puoi sempre trasferire in digitale, col film recording, e tutto sommato, anzi, ti permette di manipolarlo, rifotografarlo con mezzo leggero e poi se lo vuoi osservare lo mantieni in pellicola. C'è anche questa alternativa, perché no? L'analogico, diciamo, si deve vedere che è analogico dal punto di vista visivo, cioè è giusto che si veda che è analogico, e questo, diciamo, è un po' una novità, perché finora l'analogico ha sempre rincorso il digitale dal punto di vista della definizione, o viceversa, diciamo, no? Però ora è così, perché appunto prima parlavamo, se guardate le pubblicità per tecnici, diciamo, della Kodak, vi fanno vedere come i nuovi negativi siano definiti quanto il digitale. Questa, diciamo, nel futuro è una cosa che non ha particolarmente senso, perché se io devo utilizzare un negativo che è definito quanto il digitale, mi dà le stesse prestazioni di un digitale moderno, beh, allora uso il digitale, questo è evidente. Quindi il negativo, o comunque l'analogico, deve avere una sua peculiarità, una sua matericità proprio, tangibile. Questo poi si traduce appunto nella conservazione, perché chiaramente se oltre all'immagine tipicamente analogica, diciamo che esiste il materiale, posso conservare, posso archiviare, posso ristampare a distanza anche di moltissimi anni e senza nessun particolare accorgimento, allora diventa un plus veramente, veramente incredibile. Il riferimento, al di là di tutto, sembra una banalità, però ci sono sempre i classici fondamentalmente, per cui per quanto mi riguarda magari vi dico una banalità, però un libro che probabilmente mi porterei come unico libro è La Divina Commedia, perché insomma alla fine io riasco sempre su questi classici. Poi in realtà, appunto, siccome sono un buon lettore, in realtà insomma la mia spazio abbastanza, ecco, e quindi avrei anche altre opzioni, ma dovendo sceglierne uno, insomma, non riesco a uscire da questo, insomma, ecco. Alcuni test interni che abbiamo in fabbrica da tecnico, tanto per rimanere in argomento, beh, mi hanno aperto un orizzonte che difficilmente avrei potuto pensare di riuscire a vedere. Ci sono delle lezioni interne di formazione sulla fabbricazione del prodotto sensibile che sono d'una chiarezza e di un illuminante veramente specifico e spaziale, insomma, al contempo. Quindi diciamo che insomma sono letture tecniche, ma piuttosto interessanti. Ma io non faccio testo, a me piace la commedia italiana, per cui sono piuttosto scarsi mediamente a livello tecnico, però da quel punto di vista il cinema americano è più potente. Diciamo, anche questa è una domanda abbastanza complessa, però insomma, dovendo fare riferimento al cinema che amo fondamentalmente, beh, io credo uno
probabilmente uno dei film che mi ha sconvolto di più è 8 e mezzo di Fellini, devo dire che cioè, un film diciamo sconvolgente un po' da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista tecnico fondamentalmente, perché ritengo che cioè, è il classico film che al di là diciamo del come dire, del coinvolgimento che può portare lo spettatore, anche analizzato dal punto di vista tecnico, risulta difficile immaginare come una mente abbia potuto creare una sequenza diciamo di immagini e quindi anche messa in scena e convincendo gli attori in quel modo. 8 e mezzo è un capolavoro assoluto, quindi è un masterpiece del cinema. Assolutamente. Gears won't turn and the leaves won't grow. Qualcosa l'ho trovato, però lo scoop non ve lo posso dare ora, perché è un po' troppo presto, sinceramente, e poi chiaramente bisogna andarci un pochino con i piedi di piombo. E lo scoop però, insomma, non è tanto uno scoop, però è un po' quello che abbiamo dichiarato in più di una volta. Se, come spero, le cose andranno bene, riusciremo a implementare quello che abbiamo in mente, credo che potremmo anche ridefinire il framework in cui si colloca l'analogico, l'imaging analogico a livello worldwide. Credo di poterlo affermare perché abbiamo avuto idee nostre, ma ci siamo anche confrontati diciamo in questi mesi, nell'ultimo anno, anche con a livello mondiale, sto parlando con tutta una serie diciamo di persone coinvolte anche ad alti livelli per quanto riguarda l'analogico, abbiamo trovato una ottima convergenza di idee e di obiettivi, per cui direi che ci possiamo aspettare, perché anche noi siamo utenti, no? Poi alla fine, anzi siamo i primi utenti, dei prodotti di imaging analogico assolutamente rivoluzionari, sicuramente. Purtroppo non posso andare in ulteriore dettaglio, perché insomma ci creerebbe qualche problema. To fill your heart as it's keeping time.